Mondo!
filo rosso che unisce la prima lettura al brano del Vangelo lo possiamo sintetizzare in queste parole: il Signore ci vuole santi e belli. Spesso la santità la vediamo lontana da noi, dalla nostra vita, dalle nostre azioni, ma Dio nella prima lettura lo ricorda al suo popolo e connesso a noi qui questa sera, dicendo: siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Scrive Papa Francesco in Gaudete ed Exultate, al numero 1, egli ci vuole santi, e non si aspetta che ci accontentiamo di un'esistenza mediocre, inadeguata e inconsistente. Una santità che non è per pochi eroi e per persone eccezionali, ma il modo ordinario di vivere è l'esistenza cristiana. Non è vita che sarà possibile al di fuori di questo quadro esigente e appassionante. C'è solo un modo di essere cristiani, quello che ci colloca nella prospettiva della santità. La chiamata alla santità viene da Dio, per cui non possiamo tirarci indietro, ma dobbiamo solo camminare su questa strada anche quando ci mette alla prova o la vediamo che fa di cosa. Il dono della santità ci appartiene come battezzati. Ecco che nella prima lettura Dio dice al popolo che il processo di maturità alla santità passa dal modo in cui ci approcciamo al nostro prossimo, che non è mai lontano da noi. San Giorgio ci vuole riconsegnare lo sguardo di Dio per poter riconoscere i piccoli. Ci ricorda che noi siamo fatti per il bene e dobbiamo essere artigiani di bene nella testimonianza quotidiana dell'amore di Dio, amore che passa dalle piccole cose. San Giorgio ci ricorda che amare vuol dire scegliere. Questo perché siamo stati scelti noi da Dio. Attenzione, non scegliere le comunità o le cose che ci convengono di più. Qui torniamo facile. Dobbiamo scegliere le cose che ci scordano. Non essere cristiani da salotto, ma cristiani che si sporcano le mani e ci mettono la faccia. Metterci la faccia vuol dire testimoniare Dio e il suo amore, non con le parole, ma con le opere e con la carità. Francesco d'Assisi, quando mandava i frati per la predicazione, dava questa raccomandazione: testimoniate l'amore di Dio, se necessario usate le parole. Possiamo solo testimoniare se nella nostra vita c'è stato l'incontro con Gesù. Thank you.
Signore, sia la vostra forza. Andate in pace.